Oggi vi voglio parlare di una parete considerata nel corso della storia pericolosissima, talmente tanto pericolosa che un comitato del club alpino svizzero riferiva che le guide non dovevano sentirsi obbligate ad andare a soccorrere eventuali scalatori proprio per la sua peculiare difficoltà e imprevedibilità nel tentare di salirla. Nel 1936, due fortissimi e giovani scalatori di nome Andy Interstoiser e Tony Kurtz decisero di attaccare la Nord del Liger. A quel tempo era orgoglio nazionale, è stata pure messa a disposizione la medaglia d'oro olimpica per chiunque fosse riuscito a violare quella parete, ad arrivare appunto alla vetta. Voi considerate intanto, prima di capire che cosa sia successo su quella parete, che i mezzi con i quali dovevano affrontare determinati tipi di situazioni non erano quelli di adesso. I guanti non erano quelli di adesso. I ramponi, gli scarponi non erano quelli di adesso. Si parla di cappellini di lana, si parla di corde di canapa legate in vita. Raga, si parla di corde legate in vita. Si parla di sicura a spalla. Si parla di chiodi piantati a mano. Chiodi piantati a mano sui quali ci si appendevano, ci si calavano, eventualmente si facevano sicura, eventualmente ci cadevano sopra nel caso. Quindi niente, questo vi dovrebbe dare già una misura della follia che poteva essere tentare una cosa di questo tipo. Ma poi comunque ci arriviamo con calma, anche perché in questo video ci terrei anche a mettere in confronto ciò che si fa adesso da ciò che si faceva prima, sottolineando il modo differente con il quale si affrontano certe situazioni. Quindi, niente, fatta questa premessa, i due scalatori attaccano la via. La via ovviamente non l'avevano perlustrata prima, era impossibile, era troppo difficile sulla via stessa. Voi immaginatevi un ammasso di 1.000 metri di roccia instabile, di ghiaccio, di situazioni meteorologiche in cui un'ora prima c'hai un caldo primaverile e l'ora dopo c'hai l'inverno glaciare del Polo Sud. Scende a meno 20, quindi tutta la roccia si ghiaccia, si spacca, eventuali valanghe vengono giù, eventuali valanghe miste a roccia, pietre. Per di più, sottolineiamo il fatto che non avevano neanche i caschi, perché non c'erano i caschi in dotazione per gli alpinisti. Ok? Questa parete di fatto era considerata una follia in tutti i sensi, anche soltanto nella remota possibilità, nella remota idea che qualcuno potesse inventarsi di arrivare in cima. Questi due giovani prorompenti e motivati scalatori attaccano la via, avendo guardato un eventuale itinerario, appunto scrutando la grandissima parete dal basso. Iniziano a seguire quello che per loro poteva essere la via più logica. E lo era, fino a che poi non si ritrovano bloccati in un punto che tutt'oggi viene chiamato la traversata Interstoiser, proprio perché lo stesso Andy, lo scalatore più esperto del gruppo, si inventa una sorta di traverso per riuscire a venire a capo di quel punto. Immaginatevi una placca liscia, senza appigli, ricoperta di un pelo di ghiaccio che non ti permette di aderire bene coi piedi e che collega un nevaio ad un altro, quindi una traversata verso sinistra. Questo punto, questa famosa traversata che tutt'oggi si fa, sulla quale sono state messe delle corde fisse per agevolare la salita di tutti gli scalatori, beh, immaginatevi che lo stesso Andy si inventa questo passaggio intuendo che dall'altra parte, sul nevaio, si sarebbe potuti continuare fino alla vetta. E così è stato. Inseguiti da una cordata austriaca che in pochissimo tempo, poi alla fine per forza di cose, per la situazione in cui si trovavano, si aggrega appunto ai nostri Andy e Tony, eseguono tutti questa traversata, questa difficile traversata che Andy riesce a risolvere piazzando un chiodo dall'alto e fondamentalmente pensando isolando fino agli appigli buoni che appunto gli avevano permesso di andare dall'altro lato. Da lì inizia una sorta di gioia, di felicità, perché vedevano la vetta sempre più vicina, benché fossero praticamente a metà parete, gli aspettasse di tutto, però sapevano in fondo, dentro di loro, che forse la parte più difficile, la parte più tecnica, l'avevano comunque superata.
L'imprevedibilità di cui vi parlavo prima, la mancanza di attrezzature idonee, fanno sì che tutto il pericolo oggettivo della montagna, e per pericolo oggettivo intendo tutti quei pericoli che non possiamo controllare, che neanche lo scalatore, l'alpinista più esperto può controllare, motivo per il quale forse tantissimi forti scalatori, tantissimi forti alpinisti di fatto sono anch'essi forse per una piccola percentuale miracolati, perché sì, anche il migliore è soggetto a un pericolo che non può gestire e che di fatto va un po' a fortuna. Non mi fraintendete, la fortuna arriva se si spinge nella direzione giusta, se si fanno una serie di scelte corrette che aumentano le probabilità di tornare a casa, certo, però quanti fortissimi alpinisti purtroppo ci hanno lasciato nonostante fossero iper preparati? Beh, questo è soltanto per evidenziare quanto la montagna sia un elemento troppo più potente di noi e di tutte le nostre scelte. Beh, questi elementi qua si sono convogliati sulla Nordenlager in quel lontano 1936 durante l'ultima parte della salita di Toni Kursen di Unterstützer e a seguito i due della cordata austriaca, quando di colpo la grande parete decise di iniziare a scaricare sulle loro teste un'infinita quantità di pietre. Ora, voi immaginatevi, raga, perché stiamo parlando di cappellini di lana, che per quanto avessero potuto coprire le loro teste, non li avrebbero mai difesi da un'eventualità come quella che gli si stava presentando davanti. Tant'è vero che scarica le pietre, loro le guardano, cercano di schivarle, avvisandosi l'uno con l'altro e gestendo la situazione anche da grandissimi professionisti, fino a che, purtroppo, uno dei due della cordata austriaca viene colpito in testa e non c'è niente da fare, è una probabilità troppo alta. Viene colpito in testa, brutto taglio in testa, panico, ok? Rimangono un po' lì, non sanno bene come gestire la situazione. Ce la fai a camminare? Sì, ce la faccio a camminare, ok, perfetto. Continuiamo la salita. Immaginatevi pendii di 60 gradi, ne vai molto difficili da affrontare. Dietro di rocce, ghiaccio misto in cui bisogna piantare i chiodi, farsi sicura, poi ritornare nei nevai. Per quanto tecnicamente a livello arrampicatorio possa essere tra 100 miliardi di virgolette semplice, in situazioni del genere, raga, è una follia. Tant'è che tutto questo affaticamento allo scalatore austriaco, nonché Willy Angerer, che appunto che è stato colpito, gli provoca un abbassamento estremo delle forze, fino a che di fatto non arriva ad arrendersi. Raga, non ce la faccio più, raga, non riesco più a salire, ok? Tre quarti di parete della Nord del Lager, mentre il tempo in quel momento stava rigorosamente e inesorabilmente cambiando. Perché sì, questo non ve l'ho detto, quando erano partiti in realtà il meteo era bello, ma dal momento in cui tutto ha iniziato a precipitare si è trasformato in un incubo da cui sembrava non ci potesse essere più via di scampo. Ma ovviamente quattro ragazzi giovani che vogliono intanto portare a casa un obiettivo, ma soprattutto portare la pellaccia a casa, decidono di tentare il tutto e per tutto. Cosa facciamo? Torniamo indietro, non si può più continuare con un peso, perché poi di fatto è così. La montagna non dipende solo dalle vostre capacità, dipende anche dalle capacità di chi viene con voi, perché la responsabilità anche di salvare eventualmente una vita che di colpo può trovarsi in estremo pericolo diventa una questione esistenziale talmente tanto grande da mettere in discussione tutto. Tutto, ma tutto, anche proprio se stessi, non dico soltanto la salita in sé, la prestazione in sé. Torniamo indietro, iniziamo a calarci. Cosa succede? Visto che il povero Willy non riusciva più a camminare, di fatto non ce la faceva, questa botta in testa gli provocava giramenti, mancanza di forza, eccetera, inizia un po' ad arrendersi. Allora lo legano, lo trascinano giù, sicura spalla,
e quindi lo calano, lo fanno strisciare giù nei nevai, eccetera, finché non arrivano, ve lo ricordate il traverso Interstoyser? Ecco, quel traverso che era stato fatto all'andata non poteva essere percorso all'indietro, non poteva perché i chiodi che erano stati utilizzati per poter attraversare verso sinistra non c'erano. Anche per poter attraversare verso destra. E il povero Andy, dopo 5 fottutissime ore di tentativi, non riuscì a venire a capo di quel traverso. E qui il tempo continuava a passare, e quindi il meteo continuava a peggiorare, e la bufera iniziava ad essere sempre più imperversante. Decisione altrettanto estrema: cosa facciamo? Non riusciamo a attraversare, scendiamo giù dritti. Giù dritti, però, si parla di uno strapiombo netto. Picco sulle rocce di almeno 500-600 metri, c'è cioè un salto enorme che non avevano considerato, che non avrebbero saputo gestire con le corde che avevano e con tutto quello che era la loro organizzazione fino a quel momento. Si buttano giù, al posto di fare questa traversata, si cacciano giù, si calano, piantano i chiodi e in quel momento l'inevitabile, ciò che la montagna ha deciso per loro e che ancora mi chiedo se fosse stato un altro momento come sarebbe andata e soprattutto io mi chiedo che cosa abbiano potuto provare in quelle ore, in quelle lunghissime ore, è devastante. Arrivano in questo punto della parete che era veramente esposto a tutto, a valanghe, a di tutto, a scariche di pietre, tant'è vero che una valanga enorme li investe tutti e tre, trascinandosi subito il povero Andy Interstoyser che cade e lo ritroveranno poi anni dopo ai piedi della parete, lasciando, scaraventando gli altri tre alpinisti che comunque erano ancora legati a chiodi, lasciando Kurz e Willy appesi alla corda e facendo morire sul colpo Eddie Rainer, che era il secondo austriaco che era rimasto legato in sosta. E quindi la situazione era questa: c'era Eddie su, c'era Tony a metà altezza e Willy, quello che aveva preso la pietra in testa, appeso in fondo alla corda, nel vuoto e non potevano fare niente. Il tempo era il peggio del peggio. Tony in quel momento è l'unico ad avere coscienza, a rendersi conto di dov'è. Nessuno dei due gli risponde. Si accorge che Andy è stato trascinato giù dalla valanga, è disperato, non sa più cosa fare, è disperato. Allora, nella disperazione, si accorge che Willy è giù appeso, è un peso morto, non ce la fa, decide di tagliare la corda, lo fa cadere, lo lascia cadere, è già morto. E allora lui si riesce in qualche modo a liberare, ma nel contempo sente delle voci provenienti da una galleria, sì, perché sulla Nordellager, dentro la parete della Nordellager, passa un treno turistico. E la galleria è collegata nella parte esterna in alcuni punti che servì ai costruttori, appunto, della galleria stessa per scaricare materiale di risulta. Questi innessi, no? Questi collegamenti con l'esterno, in quel caso là, sono stati utili perché? Perché si sono serviti a mandare una squadra di soccorso. La squadra di soccorso arriva, l'ora si fa sempre più tarda e la tempesta è devastante. Non possono in quel momento fare niente e dicono a Tony di resistere tutta la notte. Tony Kurz, aveva perso un guanto, aveva preso botte da tutte le parti, era appena caduto, era appeso ad una corda con i piedi nel vuoto, una corda di canapa che era legata in vita con un nodo, gli aveva dato uno strattone, ok? Era legata in vita, non aveva un imbrago, non aveva l'imbrago comodo, era una corda statica, presumibilmente, aveva una mano completamente congelata, la faccia era congelata, era un casino. Rimane appeso tutta la notte, sotto la bufera, da solo ad aspettare i soccorsi. Ragazzi, io ve lo giuro, quando sono venuto a conoscenza di questa storia, io faccio una piccola parentesi adesso, un parere personale. Io non riesco. Io penso che sia una storia che la maggior parte di voi conosce, ok?
perché c'è anche un film, si chiama North Face, ve lo consiglio. Il film personalmente non è che mi sia piaciuto tantissimo, perché è un po' ridondante dal punto di vista, c'è la storia d'amore eccetera, dal punto di vista costruttivo, ma funziona nei termini del racconto, della storia stessa. Ma quando penso che la via dell'alpinismo moderno, la via dell'arrampicata moderna, la via di tutto ciò che adesso si fa e che di più grande vediamo sia passata da queste persone, sia passata da queste esperienze, mi viene una pelle d'oca alta così. Fatto sta che arriva il mattino il meteo sembra anche meglio, la bufera è passata, ma Kurz è devastato, è completamente congelato, un braccio sicuramente lo perderà, congelato, piedi congelati, è un ammasso di ghiaccio, riesce a muovere, a esalare proprio veramente gli ultimi respiri, non ce la fa più. Arriva la cordata, gli dice Kurz, calami, riescono a raggiungerlo sotto di loro, riescono proprio ad andare sotto di loro, ma la corda non ci arriva, gli dicono calami qualcosa, calami un pezzo di corda che ti tiriamo, così almeno ti leghiamo su la corda che ti serve, lo spezzone in più, che così ti cali, vieni da noi, siamo qua sotto. Allora Kurz dice però non ho una corda così lunga. Allora gli dicono, allora devi fare l'ultimo sforzo, devi salire, ok? Devi fare una risalita fino a Eddie, che era rimasto lì in sosta, che era morto purtroppo, e devi arrivare lì e inventati qualcosa, strefola una corda, unisci i trefoli e lanciaci giù il cordino. Tony Kurz, raga, è risalito dalla corda, ok? La mattina dopo aver passato la bufera intera, è risalito dalla corda, è arrivato in sosta, ha strefolato la corda coi denti. Fate conto che queste corde di canapa erano dei cordoni giganti, tipo simili a delle cime di nave, no? Intrecciate con tre o quattro trefoli, ora non lo so nello specifico, e ruotandole dal lato in cui dal lato opposto in cui i trefoli erano intrecciati, piano piano le ha, appunto, le ha divise, no? Questi cordini ha diviso coi denti. Ok, e la mano che riusciva a muovere, perché l'altra non c'era più, è riuscito a separare questi trefoli. Ci ha messo ore, 5-6 ore, un'infinità di tempo, fino a riuscire a legare un trefolo insieme all'altro e calare giù effettivamente questo cordino, che funzionò, perché arrivò a destinazione, arrivò in mano ai soccorritori che festeggiavano, erano lì, che dicevano, caspita, lo salviamo, è fatta. Quindi prendono un cordino, gli legano la corda sulla quale Tony si sarebbe dovuto calare, ma quando gliela legano raga, la corda è corta, ok? Si accorgono di aver preso una corda corta, che non bastava, e che quindi avrebbero dovuto giuntare con un'altra corda, il che non sarebbe stato un grossissimo problema se la calata di Tony fosse stata come le calate classiche, che era praticamente appunto le calate a spalla, si faceva passare la corda sotto la gamba e dietro l'ascella. Ai tempi si facevano così le calate, ma lui non avrebbe potuto calarsi in questo modo, dato che aveva un braccio fuori uso. Allora mise un moschettone, si fece una sorta di imbrago di fortuna legato eccetera, mise un moschettone per creare maggiore attrito ed evitare di perdere la presa, ok? E quindi iniziò la calata. Tony non sapeva che avevano aggiuntato le due corde ai soccorritori, quindi iniziò la calata con questo moschettone. In più si cala nel vuoto. La calata era più o meno circa di 40 metri e metro dopo metro si sente sempre più vicino all'obiettivo, quell'obiettivo che si allontana inesorabilmente e definitivamente quando il nodo viene a contatto col moschettone. Sì, raga, perché in quel momento, a metà calata, Tony si accorge che il nodo non passa nel moschettone. Non ci passa. Il nodo era un nodone, avevano giuntato le due corde, ma anche fosse stato un nodo inglese, che è un po' più delicato, non passa da un moschettone, non ci passa. Quindi voi immaginatevi, appeso morto, neanche fossimo sani, riusciremmo probabilmente a scaricare il peso coi piedi nel vuoto per togliere il nodo. Una volta che il nodo
arriva con forza del peso e si, magari si incastra un po' nel moschettone, quella situazione lì, o avete una giuma, una maniglia per risalire, oppure non ve la districate più. I soccorritori iniziano a incitarlo, di dirgli sciogli il nodo e salta giù, ti prendiamo, come cazzo arrivi, salta. Tony con una mano sola cerca, coi denti, cerca in tutti i modi di sciogliere quel nodo che sarà comunque stretto, eccetera, e basta. E niente, a una certa si arrende, fine. E dice: non ce la faccio più, e da lì a poco si addormenta, fine, e esala proprio l'ultimo respiro. Questa è la storia dell'ultimo tentativo andato male del cercare di salire la nord dell'Aiga nel 1936. Successivamente, nel 1938, un gruppo di tedeschi attraverso la via Eichmar, che passa proprio dal traverso Interstoisser, e che grazie al quale sono riusciti a passare, arrivano in cima alla via, liberando la via Eichmar, siglando finalmente la riuscita di questa famigerata e maledetta Nord dell'Aiga. Ora, che cosa voglio dire con questa storia? È stato emozionante, a me emoziona proprio tantissimo questa storia, ma così come tantissime altre che magari poi vi racconterò. C'è un'infinità. Perché mi emoziona? Perché l'arrampicata è inclusa in tutto quello che abbiamo detto finora, e perché poi la parete stessa ha chiamato a sé anche scalatori sportivi fortissimi. Perché? Perché poi cosa è successo? Nel corso degli anni sono nati i fenomeni. Grazie a questa via Eichmar, scalatori tipo Willy Steck, che purtroppo anche lui ci ha lasciato in montagna non troppi anni fa, ha iniziato a sfracellare dei record sulla Nord dell'Aiga in solitaria, proprio attraverso questa linea, attraverso questa famigerata, questo traverso, questa linea così assassina. E pensate che nel febbraio 2007 lo stesso Steck, sulla via Eichmar, arriva in cima da solo in 3 ore e 54 minuti, raga, in 3 ore e 54 minuti. Io non ve l'ho detto prima, tutta questa agonia è durata 5 giorni di Tony Kurz and Interstoisser. E chiunque adesso voglia cimentarsi nella salita di questa grande parete, comunque non può evitare di pernottare sulla parete. Non può evitare, perché è lunga, perché è estenuante, perché è difficile. Ma non è finita qua, perché l'anno successivo, sapendo di poter fare di più, batte il suo record sempre attraverso la via Eichmar, salendola in 2 ore e 47 minuti. Ok, raga, 2 ore e 47 minuti per salire in cima alla Nord dell'Aiga, alla montagna assassina, alla montagna che aveva fatto un sacco di vittime negli anni 30. Arriva in cima ed è ancora in tempo per tornare giù e far colazione. Ok? Ma non è finita qua, perché il successivo suo record assoluto su quella stessa via a 39 anni fu di 2 ore 22 minuti e 50 secondi. Ora, è inutile che vi citi anche il fatto che ha aperto delle vie tipo dei Young Spider, che è una via difficilissima che arriva fino a 7A, ok? 7A sulla Nord dell'Aiga, e non finisce qua, perché ne ha aperta un'altra linea che arriva all'8A e si chiama Via Paciencia, ed è una via estrema, arriva all'8A sull'Aiga. E questo mio video, e adesso la chiudo veramente perché è durato troppo, non vuole mettere in paragone le prestazioni, perché per me la prestazione di Tony Kurz e Andy Interstoisser è estrema, è idilliaca, è da ricordare nei musei della storia, neanche dell'alpinismo, dell'arrampicata, di tutto, della storia dell'uomo. L'intento di questo video è sottolineare questo filo conduttore che ci permette oggi, anche permette a me di fare questi video, ci permette oggi di vedere scalatori straordinari come Ondras, come Stefano Isolfi, come tantissimi altri alpinisti che continuano a fare la storia, che hanno stravolto gli standard, perché tutto proviene da questa profonda base di questi fottutissimi eroi che si cimentavano nonostante tutto e tutte le difficoltà del caso. Perché adesso, anche soltanto andare a fare un'escursione col casco, è totalmente un'altra cosa rispetto ad andarci senza sapere dove si sta effettivamente andando, con un cappellino di lana
i guanti di lana. E un giubbotto che una volta impregnato diventa una lastra di ghiaccio e non vi permette di certo di tornare a casa accaldati come quando siete partiti. Questo è quanto. Questo è ciò che è successo nel 1936 su quella parete. Vi ringrazio. Ciao raga, alla prossima.